Un primo check che ci permette ovviamente di entrare a in piena conoscenza di quello che è attualmente l'atterraggio del Superbonus. Qui vi ho riportato il confronto più eloquente che è quello tra il 1 luglio 2021 e il 30 settembre. Come sapete, adesso l'Enea ogni inizio del mese produrrà e produce i propri ovviamente dati legati al super ecobonus, ovviamente, e parliamo di tra luglio e settembre, da 24.000 a 46.000 cantieri. Quindi abbiamo avuto nel giro di 2 mesi un più 50%, da 3 miliardi e mezzo siamo andati a 7 e mezzo, e ovviamente abbiamo più di 5 miliardi di lavori conclusi e già ammessi a beneficio fiscale. Questo, utilizzando questo grafico che il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha lavorato sui dati Enea, si può notare come ovviamente l'impennata che sta avendo il super bonus, sicuramente l'abbiamo da luglio in poi. Non a caso, lo ricordava appunto anche Pietro, sicuramente con l'entrata in vigore della CILA super bonus, è da lì che si inizia ad avere una maggiore fluidità in ingresso. Non è solamente quella, perché chi ha iniziato a praticare il super bonus dal luglio 2020 sa bene che ci è voluto quasi un anno prima di avere almeno anche, diciamo così, un'uniformità anche di pareri dei vari enti di controllo e anche a livello procedurale. Siamo passati dal decreto agosto, siamo passati dalla legge finanziaria, siamo passati da almeno 5 riforme strutturali del Superbonus che ad oggi ce lo presentano in una veste che non è di certo quella che ha visto, diciamo così, la sua uscita, la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Questo però ci fa capire che i 46.000 interventi, e parliamo ancora di settembre, quindi adesso ci sarà una forte, secondo il mio punto di vista, un'ulteriore impennata con i dati che arriveremo ad avere ad ottobre, si vede come ovviamente il dato è in forte crescita e soprattutto se lo andiamo a vedere in termini di milioni di, ovviamente legato a quanto gettito sta producendo, anche qui il grafico è abbastanza eloquente, siamo arrivati quasi a 7 miliardi e mezzo di credito d'imposta. Sappiamo che il governo nel PNRR aveva previsto un impatto, una copertura di circa 14 ai 16 miliardi, quindi stiamo crescendo in maniera vertiginosa. Quell'altro dato, per entrare un po' più nel dettaglio, è quello di come va a suddividersi sui vari tipologie edilizie ammesse. Questo è importante perché ci permette anche attraverso questi incontri di analizzare e di uscire un po' dai luoghi comuni che si stanno ovviamente proliferando in questo periodo, dove le villette unifamiliari sembra che il superbonus sia andato a cadere solo e esclusivamente sui ricchi, su chi è benestante, perché per funzionalmente indipendente o unità indipendente si pensa sempre alla villa iper ovviamente iperaccessorata e che comunque è arrivata non dove doveva arrivare. In realtà è il compito di noi tecnici far capire alla politica che non stiamo parlando di questa, che non è questo lo spaccato, ovviamente, un po' come quando si parla ogni volta della sanatoria giurisprudenziale, sistematicamente arriva il condono, non vogliamo i condoni, perché ormai siamo anche un po' stufi, è anche il momento di crescere a livello professionale nel far capire che questi aspetti tecnici sono i tecnici che devono fare queste disamine. Il numero è eloquente, stiamo parlando di 6.000 condomini e ora vedremo poi in che numero è rapportato a livello nazionale, è un numero bassissimo, ma perché? Perché prima della CILA Superbonus, qual era quel tecnico che si azzardava a dare una conformità urbanistica sulle parti comuni di condomini che avevano problematiche immense? E non è che le abbiamo risolte urbanisticamente, questo è ben chiaro, ma adesso lo vedremo poi nella CILA Superbonus. Le abbiamo messe da parte dal punto di vista urbanistico, ma la CILA Superbonus ci ha permesso ovviamente di poter eventualmente schiacciare sull'acceleratore ed entrare dentro. Poi vedremo quali sono ovviamente i ragionamenti che devono essere fatti in un ambito anche sempre di una ricognizione del nostro, in un nostro intervento. Gli edifici unifamiliari sono ovviamente quelli che hanno un numero maggiore, ma per quello che vi dicevo prima, perché è stato anche più semplice uscirne fuori nelle grandi difficoltà che abbiamo comunque passato. Si è andato ovviamente a consolidare anche quelli che sono un po' gli interventi medi. Condominio, vedete, seppur sono numeri bassi, ma impattano per 550 mila euro di intervento, l'edificio unifamiliare circa 100 mila euro, il funzionamento indipendente il 93 mila euro. Questi sono un po' numeri che bene o male sono saliti perché ha
ad aprile eravamo a 450 mila euro per il condominio, 85 mila unità familiari, quindi si sta un po', sta salendo il dato, ma non in maniera così esponenziale in termini, diciamo, di numeri. Quindi, come vedete, il numero significativo è che siamo cresciuti di 1 miliardo e 8 di credito d'imposta tra il solo, ovviamente, agosto e settembre. Arriviamo a ricollocare e a riconciliare la Toscana all'interno di quello che sono ovviamente le regioni della nostra nazione. Come vedete, vi ho evidenziato in giallo la Lombardia, perché la Lombardia, sapete, è un po' il capofila di tutti e sta tirando sicuramente con numeri molto, molto, molto importanti. Comunque, la Lombardia, dai 6.384 interventi depositati, quindi sono i numeri delle asseverazioni, la Toscana segue, diciamo, a 3.761, quindi si colloca dopo, ovviamente, Veneto, dopo il Lazio, e quindi comunque rimane con un numero discretamente alto. Se lo andiamo ad analizzare questo numero nell'ambito di quelli che sono gli aspetti proprio di dettaglio della Toscana, come vedete, i condomini in Toscana, abbiamo 418 condomini che sono entrati nell'ambito delle asseverazioni, probabilmente per un importo di quasi 198 milioni di euro, che sicuramente è un numero importante nell'ambito di quello che è l'atterraggio diciamo, dei nostri condomini. Gli edifici unifamiliari con 1.624 interventi e i funzionamenti indipendenti con 1.719. Anche qui vedete che l'intervento medio è bene o male speculare a quello che è il dato a livello nazionale. Qui ve l'ho riassunto un po' nell'ambito dei 46 mila interventi, come si sono andati a suddividere: 52% monofamiliare, 12% condominio e 36% unità indipendenti. Questi numeri che vi ho appena raccontato spesso vengono presi anche come riferimento i dati del super bonus. No, perché mancano anche i dati del sisma bonus, che non li conosciamo. Quindi ad oggi quello che conosciamo sono diciamo, quella che è, sono i dati del 2017, 2018 e 2019 forniti dall'Agenzia delle Entrate, che hanno visto, diciamo, l'intervento del sisma bonus attestarsi intorno ai 123 milioni di euro, un numero ancora, miliardi di euro, o ancora molto, diciamo così, cautelativo, ma vede il super bonus sicuramente alimentato anche dagli interventi legati al sisma bonus. Ad oggi, vi ripeto, consideriamo sempre il dato dell'Enea, ma in realtà ci manca la fetta del sisma bonus. Sempre utilizzando un'interessantissima analisi che ha fatto il Centro Studio del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che è stato pubblicato qualche settimana fa, qui si è andata a dare anche dei numeri su quello che potrebbe essere l'impatto di spesa del super bonus nell'ambito a fine dicembre 2021. Non tanto negli interventi ammessi, nelle monofamiliari, bifamiliari, ma su quello che è tutto l'indotto, che è un po' quello che viene raccontato sin dall'inizio, che il super bonus andrebbe e va già ad alimentare, così a ribilanciare quella che da una parte ovviamente è ovviamente il maggiore sborso a livello di premio fiscale che dà lo Stato con 110, ovviamente con la consapevolezza che dall'altra parte nel piatto della bilancia si devono vedere rialzare ovviamente tutti quei dati che permettono di riportare il saldo in positivo. E comunque, a prescindere da numeri che poi possono lasciare, diciamo, in questo momento sono previsioni, quindi si parla di una produzione aggiuntiva da super bonus in percentuale del 5,8%, quindi che va a lavorare anche sul PIL. Stiamo parlando di una occupazione aggiuntiva di più di 153 mila unità, quindi parliamo di numeri che sicuramente vedono innalzare in maniera importante quello che ad oggi è un po' lo spettro che sicuramente va un po' controcorrente a quello che è il grande costo che il super bonus potrebbe avere sulle casse dello Stato, che inevitabilmente lo è, ma ovviamente per poter vedere veramente e fare un'analisi, almeno bisogna aspettare almeno che ci sia un anno di questa manovra in essere per avere dei dati certi e stabilizzati. Comunque, secondo sempre questo studio, la spesa di 9,3 miliardi di euro per il super bonus contribuirebbe alla formazione del PIL per 12,4 miliardi, quindi parliamo al 5,8 gli investimenti totali, e all'8,4% del valore aggiunto nelle costruzioni, che alimenterebbe il 6,2% dell'occupazione nel comparto edile. È una produzione aggiuntiva di ben 736 milioni di euro, dei quali 507 andrebbero nella filiera delle costruzioni.
e sappiamo ovviamente essere un indicatore determinante spesso per la ripartenza e la crescita di uno Stato. L'occupazione complessiva per oltre 5.000 unità ovviamente crescerebbe, di cui 3.700 direttamente anche qui nella filiera delle costruzioni, ma soprattutto un valore aggiuntivo totale, che è un effetto ovviamente diretto e indiretto, dei 318 milioni di euro, che è superiore al disavanzo che si genera nel bilancio dello Stato, tra la differenza tra minori entrate e le detrazioni 110. Questo è il numero più significativo. Però, ripeto, stiamo ancora parlando di analisi, di studi. Questi sono già studi che comunque partono da almeno sino a settembre di numeri certi, ma che ovviamente ci pongono che cosa, anche dal punto di vista di quelli che possono essere anche l'aggancio sempre tra le misure, i soldi e la realtà dei fatti. Come vi accennava anche Pietro, cioè il nostro patrimonio edilizio italiano, vediamo questi numeri e del perché questa manovra si rende necessaria e deve essere, dal mio punto di vista, stabilizzata soprattutto nella parte della cessione del credito, perché se poi proroghiamo il super bonus ma non la cessione del credito, abbiamo semplicemente dato veramente uno specchio per le allodole. Però ragioniamo su questi termini. Questi sono i dati Cresme. Come vedete, il 65% dei nostri fabbricati, parliamo di ovviamente una fetta enorme, no? Qui è riportata addirittura in metri quadrati. È stata costruita prima del 76, sappiamo che è la prima legge in termini di efficientamento energetico, ed è il 65% dei quasi 12 milioni di edifici residenziali che sono presenti sul nostro paese. Degli oltre 12 milioni, il 17%, pari a 2 milioni, si trovano in condizioni mediocri o pessime. Se parliamo di 2 milioni, oggi parliamo di 46.000 interventi. Siamo lontanissimi, ovviamente, da questi numeri, ed è qui che noi ci giochiamo la realtà dei fatti. E con questo altro dato, che è il dato a livello nazionale della distribuzione dei soli 2 milioni di APE che abbiamo nelle nostre banche dati, perché sembra che poi quando lavoriamo con i dati sulle APE, chissà che banca dati abbiamo, su 30 milioni ne abbiamo 2 milioni. Su questi 2 milioni sono già un campione che ci permettono sicuramente di fare un'analisi e un ragionamento già strutturato come campione tipo, il 58% delle nostre abitazioni sono tra le tre classi più basse e si arriva al 74% se ne mettiamo le quattro. Quindi se prendiamo la D, la E, la F e la G, che bene o male sono un po' i classici APE-PRE, parliamo del 74% del nostro patrimonio edilizio. A questo che cosa si unisce? Si unisce che Enea, ed è qui che è importante ricollocare i due ambiti, Enea stima che tenendo conto del nostro patrimonio edilizio, noi abbiamo degli obiettivi, come sapete, il protocollo di Kyoto e via discorrendo, abbiamo degli obiettivi in termini di abbassamento di emissioni e via discorrendo. Stiamo parlando che l'Enea ritererebbe che è necessario intervenire su 24 milioni di metri quadrati l'anno per 10 anni, pari a 240 milioni di metri quadrati complessivi di residenziali, dei 3 miliardi che ad oggi sono ovviamente il parco auto italiano, con una spesa di riqualificazione di 9 miliardi all'anno. 9 miliardi sicuramente è già la prima, andremo a chiudere quest'anno con oltre, forse con un saldo in più dei 9 miliardi, ma siamo perfettamente in linea, e qui l'Enea lo fa in 10 anni, ok? Quindi è per quello che tutti poi auspichiamo di vederlo promulgato. Perché? Perché non lo dicono chi, gli speculatori, non lo dicono chi o persone che sono ovviamente diciamo con uno sguardo non da come noi da tutti i portatori di interesse che tutti i giorni lavoriamo con questa manovra, ma perché è proprio una richiesta necessaria e un ringiovamento, un necessario rinnovamento del nostro patrimonio che ce lo dice l'Enea stessa. Con questo, ovviamente, questi dati sono importanti da collocarli poi anche a livello di condomini, perché parliamo che in Italia abbiamo 1 milione di condomini e parliamo che solo 6.400 sono entrati. Avete visto in Toscana 417-418. L'82% dei nostri condomini sono stati realizzati. Cioè, qui ho alzato anche un po' più il tiro perché la legge 1091, ma sappiamo che le prime leggi di efficientamento energetico sono al 76, quindi non sono energivori. A questo punto ci aggiungiamo che dentro questi condomini abbiamo 27 milioni di unità immobiliari da gestire e che 60.000
sono il numero degli amministratori di cui solo il 25% sono professionisti. A questo dato colleghiamo che le nostre imprese con grande fatica stanno cercando, ovviamente perché la manodopera specializzata non la compriamo al supermercato e quindi di conseguenza va formata, perché poi i lavori vanno anche fatti bene, non possiamo pensare che basta farli e per prendere i soldi del 110, vanno anche fatti bene perché poi dopo noi rimaniamo sul pezzo come responsabilità anche a livello civilistico di quello che facciamo. Però la forza delle nostre imprese, dati ante bonus, ante super bonus, parliamo di comparto le costruzioni, 508.000 imprese, di cui ovviamente il 62% dichiarava di essere senza dipendenti. Quindi ora ci sarà sicuramente una crescita e dei numeri sicuramente migliori, però lavoriamo su un comparto dove il 72,8% è come forma giuridica una ditta individuale, un libero professionista o un lavoratore autonomo. Quindi dobbiamo aiutarle le imprese, altrimenti i famosi general contractor, che poi sappiamo limitati in certi aspetti, ma noi dobbiamo premiare ovviamente queste costituzioni, queste imprese che sono sul territorio, che sono imprese di costruzione, ma vanno aiutate perché la forza lavoro è quella che ovviamente riescono ad avere anche per non andare veramente a creare delle bolle, ma non solo finanziarie, ma delle bolle anche di imprese che poi, finito il super bonus, spariscono e poi le responsabilità ovviamente abbiamo difficoltà poi se poi spariscono non le abbiamo più sul territorio. Il rincaro dei materiali, me l'hanno già accennato, qui vi do dei numeri ben precisi. Il ferro, parliamo di un aumento del 243,3%, il ferro dell'acciaio del cemento armato. Il rame, notizia della settimana scorsa, stanno finendo le scorte, quindi anche qui ci sarà un ulteriore impennato, ma il PVC, il polistirene, il polietilene, stiamo parlando di tutto quello che riguarda infissi, capotto, sta crescendo dal 96 al 100%. Quindi è ovvio che poi non ci sono solo numeri, diciamo così, negativi, perché come vedete i numeri dell'edilizia, e questi sono dati che ANCE presso il suo centro studio, che è un ottimo punto di riferimento da consultare per avere degli indicatori molto ben di dettaglio. Comunque, per il primo trimestre, come vedete, dava comunque un aumento del più 16,6% degli investimenti, un 54% di ore lavorative in più e un più 11,4% di nuovi lavoratori iscritti. Stiamo parlando di numeri che, se stacchiamo il super bonus, non li rivedremo mai più, quindi sicuramente c'è da governare questa scadenza, questa proroga, perché è fondamentale per il comparto, perché poi rischieremo di smantellare qualcosa che abbiamo creato in 2 anni con dei danni ancora più grandi. Vado velocemente a quelli che sono, però è troppo importante da tecnici dare dei numeri e capire come si sta comportando nei vari settori, perché se no parliamo sempre di aria fritta, parliamo di grandi discorsi, ma se poi non mettiamo le mani nel vivo e non capiamo e non ragioniamo di perché questa manovra sta avendo i suoi effetti, ma del perché questa manovra deve essere gestita e compresa, che non si può ovviamente dalla sera alla mattina dare delle informazioni, e questo sicuramente sono gli organi di stampa, perché chi come voi, come me, ma tanti di voi, il giorno dopo in cui sono uscite quelle indiscrezioni legate al Consiglio dei Ministri, che non avrebbe prorogato, poi vedremo che non è così ancora, le monofamiliari, abbiamo perso una giornata al telefono a rassicurare i clienti, ma a rassicurare anche noi stessi, perché non è che poi noi abbiamo informazioni direttamente da Draghi o da chi, perché addirittura neanche i giornali delle volte le hanno, però bisogna capire che si va a lavorare su un contesto in particolare laddove abbiamo. Se vogliamo far sì che questa bolla un po' si sgonfi, certo non è escludendo le monofamiliari, riducendo il tempo, mettendo ansia alle persone, ai professionisti, quindi ancora maggior richiesta, e non è che se prima la filiera faceva fatica a consegnarci i capotti, non è perché se il governo riduce il tempo, improvvisamente il capotto arriva e costa anche di meno, semmai arriverà ancora più tardi e costerà ancora di più. Quindi c'è da governarli anche questi aspetti, perché ci sono non solo gli speculatori, ma ci sono dei problemi strutturali che stiamo affrontando. Però, e così poi vado alla CILA super bonus, gli edifici unifamiliari, stiamo parlando delle date certe, perché poi noi dobbiamo lavorare con questa roba qua, quando la mattina tiriamo sulla la sera cinesca, parliamo che il 30 giugno 2022 finisce, e anche qui una riflessione che si sta avendo ovviamente a livello di governo, è quello comunque di
si sta, è uscito anche un articolo sulle 24 ore di una sorta di décalage del super bonus nel caso in cui non dovesse essere prorogato, quindi non c'è ancora niente, però si sta ragionando, avete letto il 70% al 2024, il 65% al 2025, si sta pensando come giusto che sia, che non possiamo mettere sul solito binario un intervento di efficientamento energetico, cappotto o isolamento termico col solito intervento sulla monofamiliare di sisma bonus, demolizione e ricostruzione, sono due mondi diversi che non possono essere trattati alla solita maniera. Le scadenze, come vedete, 31 dicembre condominio, il monofamiliare, diciamo, l'edificio plurifamiliare costituito da 2 a 4 unità immobiliare dal 31 dicembre 2022, se abbiamo realizzato al 60% questi lavori, i lavori almeno il 60% al 30 giugno, gli ACP già da solo godono di una forma asincrona che va al 2023. Questo è docu l'unico documento che circola ufficiale, che è il documento programmatico di bilancio 2022, quel famoso documento che è stato trasmesso in Europa, e non c'è scritto da nessuna parte che vanno solo i condomini. Come vedete, sì, la proroga degli incentivi dell'efficientamento per gli edifici e la ristrutturazione edilizia, punto. Poi la transizione è tutto quello collegato alla transizione ecologica. Quindi, ovviamente, sicuramente la coperta è corta, il governo ce l'ha fatto capire. Non ci può stare tutto perché tutti i governi, po tutti i partiti portano a vogliono portare a casa tutte le bandiere, diciamo, le loro, come è giusto che sia, per l'amore del cielo, però ovviamente il super bonus è uno di quelli che ha bisogno in maniera trasversale di avere una lungimiranza che non può andare solo da finanziaria in finanziaria, perché come sappiamo non è che se non venisse prorogato al 2023 non ci andrà mai più, perché con la prossima legge di bilancio potrebbe vedersi rinnovato, ma sappiamo che non possiamo lavorare in questi contesti, in un ambito dove non stiamo costruendo un paio di scarpe che lo costruiamo con una statistica di costruzione tempistica ben precisa, ma stiamo intervenendo nell'edilizia dove è un intervento sartoriale, ogni intervento è diverso dall'altro, ogni intervento ha bisogno di interventi magari preliminari diversi. Non si può standardizzare l'edilizia quando lavoriamo nel residenziale, nell'ambito del nostro territorio. Basta pensare a come si interviene magari in Liguria, che abbiamo un territorio con versanti terrazzati, dove prima dobbiamo consolidare il versante e poi pensare alla casa. Magari invece in Toscana, in alcune zone, lavoriamo in un territorio pianeggiante, possiamo avere un po' più velocità in certi ambiti. Quindi l'Italia è talmente diversa nell'ambito geomorfologico che già è complicato avere una normativa che li possa standardizzare. Ricordiamoci sempre che non c'è solo super bonus nelle fiscali, perché il super bonus ovviamente è qualcosa che portiamo ed è d'attualità incredibile, ma la cessione del credito, almeno sino al 2022, ma comunque insomma nella sua poi veste si spera nel 2023, scusate, nel 2021, e poi speriamo che appunto anche nel 2022-2023 venga ovviamente portata per tutte le altre detrazioni, ha in sé, come vedete, le detrazioni ordinarie. Le detrazioni ordinarie spesso e volentieri si affiancano e contribuiscono insieme al super bonus nell'alimentare la cessione del credito. Il bonus facciate, ovviamente sappiamo con tutte quelle che sono le difficoltà, ed è una delle misure che sembrerebbe non vedere luce nel 2022, però anche qui Agenzia delle Entrate, Direzione Regione Liguria, venerdì anche diciamo, il governo attraverso il Ministero dell'Economia ha riconfermato la possibilità di valutare il fatto che pagato lo sconto in fattura il 10% si possono vedere completati i lavori nel 2022. Qui poi nasce tutta una partita legata all'opera, cioè, nell'ambito tecnico, ma se non realizza dell'opera realizzata, nell'ambito in cui l'Agenzia delle Entrate lavora con un concetto ovviamente di cassa e quindi di pagamento, ma poi noi i lavori li dobbiamo portare nel 2022. Anche qui c'è ancora un po' di dubbi di chiarimenti che sarebbe bene che arrivassero per tranquillizzare tutti quei cantieri che oggi sono ovviamente nel guado. Per quanto riguarda le detrazioni ordinarie, spesso ci dimentichiamo che non ci sono solo i privati, ma ci sono anche le imprese, perché ad esempio l'ecobonus ordinario al 65-50% nella sua declinazione è già oggi attivabile anche per le imprese e per quelle destinazioni d'uso che sono diverse dal residenziale. Solito discorso anche per il sisma bonus, ricordiamoci che il sisma bonus, soprattutto nel sisma acquisti, è una grande possibilità di rilancio che abbiamo anche di rigenerazione del nostro patrimonio, è quella detrazione che consente di dare 96.000 euro al 110 agli acquirenti. Ecco, andiamo a comprare delle case riqualificate, rigenerate, riqualificate, perché non solo sismicamente, con le nuove normative, se tiro giù e faccio un immobile, ovviamente lo devo anche
riqualificare dal punto di vista energetico, quindi diventa già prestazionale e quindi già energeticamente prestazionale, sismicamente ovviamente migliorato e ricostruito con tutte le norme antisismiche, e dal prezzo molto più veloce, dal valore che vado a inserire nell'atto, diciamo, nell'atto lottarile, vado a tarare o il 75-85% in base se ho fatto un miglioramento di 1 o 2 classi, con un massimo di 96.000. Però su una villetta che costa 300.000, dare al cliente magari 96.000 euro di sconto in fattura, magari delle volte, è sicuramente una leva fondamentale per incentivare questo. Però anche questi interventi, come possiamo pensare che possano rimanere all'interno della valenza temporale del 110? È ovvio che sono misure, soprattutto quelle del sisma, che hanno bisogno di essere accompagnate in maniera differente. Come dicevo, i numeri sono importanti, perché anche qua i bonus edilizi sono una grande risorsa, perché abbiamo avuto in 23 anni quasi 21 milioni di domande e 24 miliardi di lavoro. Quindi stiamo parlando di qualcosa che funziona, che sta spingendo. Ovviamente nel 2021 abbiamo dei numeri incredibili, perché si somma anche il super bonus, però è una di quelle leve che non possiamo permetterci di togliere. Concludo con la CILA Superbonus, così poi nell'ultima parte di intervento recuperiamo la parte, diciamo, legata alle altre misure. Con la CILA Superbonus sappiamo che, Gazzetta Ufficiale, dal 4 agosto abbiamo il modello unificato, ma sappiamo che comunque la sua validità è dall'entrata in vigore del decreto, della pubblicazione ovviamente in legge del decreto legge, quindi parliamo ovviamente del 29 luglio 2021, che si è poi, scusate, del 31 maggio, che si è poi convertito in legge nel 29 luglio, diciamo, di qualche mese fa. Quali sono, diciamo, i due aspetti fondamentali? Ormai li conoscete a memoria, per l'amor del cielo, però le due deroghe determinanti sono quelle, qui ho messo l'omino che col demolitore va a demolire, qui lo strutturista sicuramente rabbrividirebbe, però i due pilastri che spesso invece che non spesso, che invece tengono l'ambito urbanistico edilizio dei titoli edilizi, quindi vengono derogate lo stato legittimo dell'articolo 9 bis e viene derogato rispetto all'articolo 49, che è le disposizioni fiscali in ambito di edilizia e urbanistica. Quello che è importante avere sempre in testa è che con la CILA Superbonus noi non saniamo niente. Con la CILA Superbonus non potremo mai a inserirla all'interno di quello che è la definizione dello stato legittimo dell'immobile. La CILA Superbonus non ha nessuna rilevanza in termini urbanistico-edilizio nell'ambito di una compravendita. Se ci chiamano un domani a fare una perizia per uno stato legittimo, una perizia tecnica di compravendita, una due diligence immobiliare, non inseriremo mai la CILA Superbonus nei titoli edilizi che hanno configurato, ci hanno portato l'immobile nel suo stato attuale. Ma la inseriremo tra quegli elementi che devono essere conosciuti dall'acquirente, attraverso i quali ovviamente si dimostrerà che sono stati goduti dei benefici fiscali e si richiamerà. Quindi la CILA Superbonus mai e poi mai potrà mai andare a interagire con lo stato legittimo dell'immobile. Quindi togliamocelo, ma ormai lo sapete, per amor del cielo, ormai è risaputo. No, assolutamente. Quando la possiamo usare questa CILA Superbonus? Intanto già, diciamo così, in pancia alla nella modulistica, se la andiamo a leggere, CILA Superbonus ai sensi dell'articolo 119 del decreto rilancio. Quindi non si fa riferimento al DPR 380. Quindi già questo è un primo ambito importante di ragionamento. Quando la utilizziamo? Intanto, se siamo davanti a una demolizione e ricostruzione, rimaniamo con quello che è lo stato legittimo. Okay? Quindi rimane la filiera ordinaria. Quindi doppia, diciamo, conformità urbanistica e rapporto tra decadenza del beneficio ed eventuale difformità o abuso che vada oltre il 2%. Poi sappiamo che esiste l'articolo 50 nel DPR 380, che comunque ci permette poi eventualmente di sanarlo entro determinate tempistiche. Quello che è determinante invece, laddove fossimo in un intervento che non è demolizione e ricostruzione, quindi tutto il mondo del superbonus, quindi veniamo al nostro caso, prendo un edificio, cappotto, isolamento della copertura, sostituisco gli impianti, gli infissi, metto il fotovoltaico e via discorrendo. In più magari faccio anche un intervento di miglioramento sismico, quindi un intervento locale, quello ammesso appunto tra quegli interventi che possono entrare al superbonus. Magari faccio l'esempio, rifaccio un solaio, oppure vado a lavorare con il cordolo in copertura, insomma un intervento che uno strutturista me lo annovera tra quelli
agevolabili, redigo la mia CILA Superbonus e che cosa porto a casa a livello, diciamo così, di deroga? Intanto porto a casa quello che vi dicevo prima, devo dare la conformità del mio progetto alle regole del gioco attuali che sono in essere. Vuol dire, do la conformità che il mio intervento è conforme alle norme urbanistiche edilizie vigenti in quel momento, che non è dare la conformità con quello che è ovviamente lo stato in cui l'immobile si è presentato davanti ai miei occhi in questo momento. Quindi, cos'è che non devo sbagliare? Non devo sbagliare a rappresentarlo, perché se io vado a rappresentare uno stato dei luoghi diverso da quello che poi durante un sopralluogo mi viene rilevato, allora vado nei termini di decadenza. Ma l'Agenzia delle Entrate non andrà oltre a quello, o chi ci controllerà, non andrà oltre a quello che è lo stato che noi rileviamo e rappresentiamo nel nostro grafico allegato alla CILA Superbonus. Quindi il mondo comune non viene toccato. È ovvio che a livello di professionisti si apre anche, spesso sono anche delle volte in disaccordo con alcuni commenti, ma io penso che l'ambito deontologico deve essere sempre importante. Quando siamo davanti a un cliente che ci dà un incarico superbonus, quando sento dire sì, tanto io l'accesso agli atti non lo faccio, secondo me è un grandissimo errore, perché un professionista, e faccio sempre l'esempio del medico, con tutte le dovute proporzioni, deve essere quel professionista che comunque io prima devo capire. Prima di operarti, non posso operarti oggi guardandoti e dirti: ma sì, ti vedo in salute, sei in forma, sei abbronzato, non mi interessa niente, ti opero e andiamo. No, bravo professionista, va a vedere, fammi un po' vedere se hai avuto altre operazioni, se prendi dei medicinali che possono darti le controindicazioni. Cioè, noi dobbiamo conoscere il quadro clinico. Poi, quando abbiamo determinato il quadro clinico, diremo al nostro cliente: guarda, che ci sono questi, questi e questi abusi. Occhio, perché su questi abusi li possiamo mettere a posto, questi un domani non li metti a posto. E questo è importante anche nella disciplina di incarico, perché noi dobbiamo sempre rendere edotti il committente dello stato dell'arte, dal mio punto di vista. Poi che possiamo non farlo è un altro discorso. Ma quello che facciamo come professionisti, per il mio conto, è sapere sempre dove mettiamo le mani. Dopodiché, se si fa la scelta di entrare dentro nel 110, ovviamente nessuno cade dal letto, ma soprattutto domani non verremo, non possiamo, insomma, non rischiamo di essere poi, no, perché adesso siamo i professionisti più bravi del mondo. Poi, perché facciamo fare il super bonus, magari anche su contesti abusivi. Poi, quando tra un domani arriva la lettera magari del comune, improvvisamente, ma come, ma perché non me l'hai detto? Perché poi sappiamo che è sempre così. Quindi il consiglio dal mio punto di vista è quello, e non siamo obbligati a farli tutti. Laddove non siamo sicuri, non lo facciamo. Dal mio punto di vista, o consigliamo di andarlo a sanare magari parallelamente, però questi sono aspetti miei personali che sicuramente non vi interessano, ma ci tengo sempre a dirlo. Il caso classico del super bonus, che un po' è l'emblema diciamo così, di quello che è la grande capacità derogatoria, è quella che mettiamo caso che il mio fabbricato ha una veranda abusiva. Su quella veranda abusiva decidiamo di farci super bonus. Disegniamo nel nostro grafico la veranda abusiva. Abbiamo il controllo dell'Agenzia delle Entrate, dell'Enea o di chi per esso, ci controllano che quella veranda non gli interessa loro se è abusiva. È presente nel grafico? Sì. Corrisponde tra lo stato rappresentato e quello reale? Sì. Hai finito. Non perdi un centesimo se hai fatto bene tutto il resto, per l'amor del cielo. Però magari di quella veranda il mio vicino in quel momento viene a sapere che c'è questa difformità, fa un esposto in comune. Ravvisa la violazione delle distanze dalle costruzioni, non ci posso fare niente perché sono a meno di 10 metri e il comune mi dà l'ordinanza di demolizione. Questo è il caso più semplice e banale, che spesso fa anche timore raccontarlo nei webinar, ma è la realtà, è questa. La CILA Superbonus ha questa deroga, che piaccia o non piaccia, ha questa deroga. Questo è un po' il flusso che ovviamente. Mi sono perso alcuni, non voglio andare troppo veloce, al limite però recupero dopo, non posso omettere certi passaggi. Quindi, che cosa dobbiamo attestare dentro la CILA Superbonus? Solo o gli estremi del titolo originario o la dichiarazione ante 1 settembre 67. Chi fa urbanistica edilizia sa che l'ante 67 non vuol dire un fico secco come è stato legittimo. Ok? Noi la verifica urbanistica ante 42, poi in alcuni casi tra il 42 e il 67, se sono stati costruiti fuori dal perimetro, diciamo, urbano e quel comune non si era dotato già di una pianificazione, abbiamo la possibilità eventualmente di dichiarare l'ante 67, ma dobbiamo sempre, attraverso elementi probatori, ricostruire che quell'immobile era presente. Non basta un ante 67. Qui è semplicemente un elemento che richiama un po', no, il mondo notarile,
che è l'elemento che ci dice se abbiamo il titolo o se è ante 67, quindi è una smarcatura, non è un'attestazione di conformità. A quel punto poi siamo derogati all'articolo 49, quello che vi dicevo, cioè ci controllano lo stato di fatto con quello che abbiamo rappresentato, non si va oltre. È ovvio che i casi di decadenza sono la mancata presentazione della CILA, gli interventi di realizzazione di uniformità alla CILA, è ovvio che se facciamo qualcosa di diverso abbiamo dei problemi, l'assenza dell'attestazione del titolizio che vi ho appena detto, la non corrispondenza al vero, ovvero falso dolo, su questo non ci possiamo fare niente. Le deroghe nuove dal 33 bis sono le altezze, le distanze al cappotto e del cordolo. Sul cappotto avevamo già delle deroghe, sapete, la legge 2014, del 2014 già ci dava la possibilità, e rimodulata nel 2020, di andare a derogare i maggiori spessori legati ovviamente al miglioramento di prestazioni energetiche del fabbricato. La novità assoluta è il cordolo. Facciamo sempre attenzione perché va sempre poi questa norma di carattere civilistico contemperata nella gerarchia delle fonti di DM 1444, regolamenti edilizi. Insomma, c'è un mondo poi, non la prendiamola come una grande possibilità, ma ricordiamoci che va poi contemperata a livello urbanistico edilizio al primo livello comunale. Resta impregiudicata quello che vi dicevo prima, ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile. È ovvio che quando noi sappiamo di avere una parte abusiva o difformità e la disegniamo e la mettiamo dentro un archivio comunale, è normale che sistemiamo il superbonus, però stiamo certificando in banca dati, data certa, la configurazione di quell'immobile con quelle caratteristiche. Un domani, se il comune la tira fuori come un elemento probatorio per dire guarda che nel 2021 tu mi hai detto che c'era una parte abusiva, non abbiamo, cioè, non ci giriamo più intorno, è quello che vi dicevo, la riflessione col cliente da fare, perché poi certifichiamo eventualmente l'abuso. Quindi non dobbiamo avere paura, ma dobbiamo sapere, dal mio punto di vista, di portare avanti pratiche che poi possono essere sanate, perché altrimenti poi, per mio punto di vista, ma non è, si può anche farne a meno. Quindi, concludo con questa e l'altra slide molto veloce per il ragionamento legato ovviamente agli interventi ammessi. Quindi abbiamo detto no, verifica è stato legittimo, ma come vi ho raccontato. Quindi cosa devo ragionare? Ho un vincolo? Se ho un vincolo non è cambiato niente. Vado a prendermi il paesaggistica, vado a prendermi eventualmente il deposito sismico, vincolo idrogeologico, quello che sia. E a quel punto ritorno a rimettere insieme alla mia CILA Superbonus le eventuali autorizzazioni, vado per presentarla. È ovvio che non esisterà ecobonus senza deposito della legge 10. Fate attenzione alle varianti in corso dopo la legge 10, perché la 192/2005 è un po' rigida sulle varianti, non le prevede, insomma, leggetela bene perché non pensate di fare così con semplicità una variante a fine lavori, dove mettiamo anche una variante della legge 10 a fine lavori. Occhio, perché sono due mondi diversi. E che ovviamente non è stata derogata la legge 10 o la 192, quindi è derogato il discorso di presentare una CILA a fine lavori, però fate molta attenzione. Altro elemento determinante è il fatto eventualmente che nel caso in cui il mio intervento si configurasse come manutenzione ordinaria, la vecchia attività libera, che rimane sempre urbanisticamente a fianco, ovviamente potrò anche non presentare i grafici. Se invece vado in straordinaria, lo devo presentare. Quando è che spesso, dal mio punto di vista, è necessario rappresentarla? Se vado a intervenire con l'applicazione di 12-10 cm di cappotto, vado a modificare la sagoma, metto 12 cm intorno al fabbricato ed è, anche se poi lo faccio il solito colore in prospetto, dal punto di vista la sagoma, sapete che la sagoma è sia orizzontale che verticale, e dal mio punto di vista è necessario farla. La nuova agibilità non siamo, diciamo, siamo esonerati da darla, però sappiamo che con la fine lavori andremo a produrre relazioni strutture ultimate, nuove dichiarazioni del 37-2008 degli impianti. È ovvio che tutte queste attestazioni e dichiarazioni concorrono nel rimettere in sicurezza e in, diciamo così, in agibilità il nostro intervento. Quindi non è che viene derogato, che deroghiamo le norme di settore, ma semplicemente non dobbiamo dare una base. L'esempio più, diciamo, più che spesso può capitare, un po' più articolato, è quando abbiamo interventi diversi dalla CILA Superbonus. Ho fatto l'esempio, ovviamente, se noi siamo di fronte a un intervento di cambio d'uso, magari da un negozio riscaldato, tanto per entrarci, a un'abitazione, siamo dentro la possibilità del 110. E cosa devo fare? È ovvio che il cambio d'uso urbanisticamente rilevante non potrà mai essere gestito dalla CILA Superbonus, ma dovrò presentare una mia SCIA alternativa, un permesso di costruire, una SCIA in base a quello che la regione, sapete che il cambio d'uso è normato a livello regionale sui titoli edilizi. Andrò a presentare il mio titolo edilizio che mi mette al riparo
dall'aspetto amministrativo. Andrò anche a distribuire, a inserire la nuova distribuzione interna, il nuovo layout del DM del 75, perché ovviamente da un negozio a un'abitazione andrò a fare questo cambio d'uso, magari le nuove bucature e via discorrendo. Quindi iter ordinario del 380, fine lavori, agibilità e tutto quello che è la responsabilità. Di lato cosa farò? Dovrò presentare una CILA Superbonus che va a prendere da quel titolo di rango superiore solo quegli interventi che hanno rilevanza col beneficio fiscale e con il super bonus, e li andrò a inserire nella mia CILA e verranno scudati di tutto quello che ci siamo detti prima. Ricordiamoci che il concetto basilare quando si approcciano le detrazioni fiscali nell'edilizia è che è agevolabile, sono agevolabili tutte quelle opere che sono necessarie per realizzare l'opera agevolata. Quindi tutto quello che noi riusciamo a giustificare, e faccio sempre l'esempio magari della demolizione di un solaio. Se tiro giù un solaio, è ovvio che dovrò tirare giù travetti, pignate, soletta, massetto, pavimenti, tramezze, verranno giù gli impianti tecnologici, verrà giù il bagno, la cucina, tutto quello. Quindi cosa mi viene ripagato? Eventualmente 96.000 euro. La ricostruzione del nuovo solaio, delle nuove tramezze e di tutto quello che c'era prima per rimettere in ripristino il tutto. È ovvio che se però decido di fare un nuovo layout interno, no. Perché lì cambiamo. E allora come dobbiamo approcciarci con la regola che è stata già data anche sugli infissi, ovvero, come sapete, gli infissi possono essere modificati e portati al 110 laddove la situazione ex post sia uguale o inferiore alla situazione ex ante in termini di metri quadrati. Quindi questi sono due aspetti un po' insomma, fondamentali della CILA Superbonus e questa parte la vediamo in fondo, nel secondo intervento che ho in chiusura appunto della giornata. Vi lascio solo con una riflessione importante e legata a quello che è la ristrutturazione edilizia. Sappiamo benissimo che oggi c'è un dibattito acceso tra il MIT e il MIBACT nell'ambito della definizione di ristrutturazione edilizia. Sappiamo che la ristrutturazione edilizia è la red line, la deadline per poter accedere al 110. Col decreto semplificazione 2020 sono state portate in ristrutturazione edilizia anche quegli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento della sagoma, purché non rientranti all'interno del perimetro delle aree tutelate, dei beni tutelati della 42.004 Codice dei Beni Culturali. Bene, a richiesta del Comune di Bassano del Grappa, quindi non a un privato, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con la sua commissione consultiva è entrato a rompere le acque, ha detto no, dal mio punto di vista non tutto il paesaggio è uguale perché parte seconda e parte terza, quindi per me la parte terza, articolo 136, lettera D, bellezze panoramiche, non rientrano tra quelli diciamo, legati alla tutela, quindi beni culturali. Di conseguenza, dal mio punto di vista, è possibile la demolizione in questione con ampliamento metterli dentro alla ristrutturazione edilizia e quindi poterli portare in detrazione fiscale. La risposta del MIBAC, dal mio punto di vista, senza entrare nel merito, proprio molto alta, dal punto ma era scontato, il MIBAC sostiene che la tutela paesaggistica non si può suddividere in base a come il codice dei beni culturali è suddiviso, titolo parte seconda o parte terza, ma va, diciamo così, vista nella sua totalità, perché anche la modifica, la demolizione di un elemento, diciamo, che può avere una bassa rilevanza di tutela, però ha in sé per sé ormai consolidato, no, un aspetto di tutela nella morfologia, nel layout, nello skyline di quel territorio, che è importante da valutare e nessuno lo mette in discussione. Ma la mia provocazione è quella, che se laddove tu mi autorizzi a livello paesaggistico la mia demo ricostruzione con ampliamento, perché non è che non me le autorizzano. Se io mi autorizzi demolizione e ricostruzione con ampliamento e reputi che il mio progetto si inserisca in modo coerente e armonico nel paesaggio, ma perché poi non me lo fai detrarre? È quello che non riusciamo veramente, perché la tutela non si ha nella tipologia di intervento edilizio, la tutela semmai si ha nel maggior titolo edilizio che metti su quell'immobile, cioè metti il permesso di costruire sempre, ma la tipologia di intervento edilizio, se me lo autorizzi, perché poi non me lo fai detrarre? È questo che veramente, perché rischiamo di tenere fuori una parte di territorio che va rigenerato, perché spesso nella lettera D, se siamo onesti, non ci sono delle bellezze incredibili. È una bellezza panoramica che spesso magari troviamo una zona non vincolata che magari è anche più soddisfacente, più articolata, però questi sono dei limiti anche ai pianificatori, ai comuni, perché se mi fai fare solo la demolizione di costruzione,
non mi permetti magari di migliorare e anche adeguare lo standard urbanistico e demografico della mia zona con quelle che sono richieste nel mio territorio.